Hola, allora, benvenuti in un nuovo video. E come vedete dal titolo, mai una gioia, questo video è proprio l'incarnazione di questo termine. Cioè veramente non ci sarebbe un video migliore per descrivere il mai una gioia. Quindi io non dico niente, vi lascio direttamente al video. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma saprò già che non c'è niente da dire, c'è soltanto mai una gioia, mai una gioia. A dopo. Allora, come prima cosa vado a stendere questa crema qua della Cien che ho comprato ieri e ho detto, già che ci sono, proviamo i prodottini nuovi che ho comprato. In pratica c'è scritto che idrata la pelle in profondità, si assorbe in fretta e protegge per 24 ore dagli influssi ambientali dannosi, grazie al principio attivo Time Control. Quindi andiamo a stendere. Poi ho comprato questo fondotinta qua, che in pratica prima era in queste confezioni così, mentre adesso è diventato così. Quindi ero troppo curiosa di vedere se è cambiato qualcosa o meno. Ora vado a stendere il correttore della Maybelline Anti-Age. Andiamo a fissare con la cipria della MUD e con la Beauty Blender. Allora, come fondotinta direi che è coprenza media, però preferisco sempre questo qua perché è molto più matte. Questo qua invece è un po' più appiccicosiccio, non diventa matte come l'altro, quindi passo un po' di cipria su tutto il viso, se no rimango appiccicosa. Ok, ora faccio le sopracciglia e torno. Ok, ora è arrivato il momento delle ciglia e io ho davvero paura perché non so cosa verrà fuori. Ton ton ton. Allora, da quello che ho capito, bisogna tagliarle in tre pezzettini e poi attaccarne uno alla volta. È bruttissimo tagliarle, cioè. Ok, l'ho tagliato e ora ci andiamo a mettere la colla. Ne metterò davvero pochissima di colla perché se mi entra nell'occhio secondo me muoio. Secondo voi ce la farò? Aiuto! Come faccio a tenere lo specchio e a metterla? This is a problem. Come cavolo si fa? Quindi, Melissa, ingegnati. Vorrei avere tre mani, tipo. È giunta l'ora. Ma non si attacca. Non riesco a farla attaccare. Cioè, non ho spazio per attaccarla, scusa. Riproviamo la seconda volta, vediamo stavolta se va o non va, se si attacca. Ho tanto paura. No ragazzi, non ce la faccio, cioè non riesco proprio. Nada. Bene, dopo questo esperimento fallito ho deciso che le andrò a mettere sopra. Mi sono rimessa dove ero prima. Davvero, cioè sono rimasta troppo male. Come fanno le altre tipe a metterle? Ho visto un sacco di ragazze che ci riuscivano, ma io proprio zero. È tutta umida la parte sotto, è impossibile. Quindi ho deciso che per non buttarle via andrò a metterle sopra, sperando non venga una schifezza. Tipo ho visto un video di Rosalba, non so se la conoscete, vabbè, qua su YouTube, che ci riusciva. Cioè, come cavolo ha fatto? Oggi è una giornata. Che bella schifezza. Dio mio, ho rovinato delle ciglia finte per niente. Boh, magari ci riproverò in un prossimo video, ma vabbè, più o meno così. Andiamo a mettere un po' di mascara. Comunque ditemi se ci provate, perché sono curiosa di sapere se sono l'unica al mondo che non riesce a metterle oppure no.
Sono troppo triste. Poi guardate che schifo sta venendo fuori qua. Ora passiamo al contouring. Prendo questo colore qua. Come blush vado a mettere questo qua. Mentre come illuminante prima vado a stendere un po' di questo qua, che in pratica ha 4 illuminanti in crema, così vado a prendere il primo e appunto lo vado a stendere. Comunque andiamo a mettere un po' di questo qua, quella sopra quello in crema, così appunto abbiamo un effetto ancora più bam. Fatto ciò, passiamo alle labbra. Ieri sono andata dalla Kiko e ho preso questa qui, perché nel video haul volevo appunto comprarla, soltanto che non c'era. E quindi ora ce l'ho e l'andremo a provare. Quindi è fatta così. Da una parte ha il lucida labbra, mentre dall'altra ha la tinta, che una volta asciugata diventa opaca. Lo scovolino è fatto così e devo dire che non mi fa impazzire. L'odore è strabuono. E proviamo ad andarlo a mettere. Devo dire che fa davvero schifo. Cos'è sta roba? Questa è la tinta e fa davvero schifo. Cioè, non so se sono io sfigata oggi, perché mi sembra impossibile che faccia così tutto schifo. Ma la vedete? Non è per niente omogenea. Cioè proprio è la peggiore che io abbia mai provato. Si stacca se faccio così. Non ho parole. Cioè costa 8,95 euro, quindi non è che te la regalino. Boh, magari là non si vede neanche. Aspetta, faccio zoom. Cioè guardate, è veramente la peggiore che io abbia mai provato, perché di solito faccio, cioè, ma proprio stendendola si vede, cioè, 8,95 euro, buttati via. Questo video proprio è il video delle sfighe, ma è una gioia questo video, non chiamerò mai una gioia video mai una gioia. Piuttosto quelle della NYX costano meno e sono mille volte meglio. Non so se provarla a rimettere, magari è la sfiga di sto momento, ma proviamo nella mano. Comunque, vedete, non è coprente. Non è tanto coprente, tipo... Adesso provo a mettere quello là di Jeffree Star. Vedete? Che sono completamente due cose diverse. Cioè, anche se la spando, questa rimane bella coprente, mentre questa della Kiko... Ma cos'è sta roba? Cosa sei? Guardate che differenza. Proviamo quella della NYX, che costa anche meno. Guardate che differenza, non c'è paragone. Magari è soltanto questo qua scuro, gli altri chiari non li ho provati, però... Bam! Super super bocciato. Che schifo. Questo video non so neanche se pubblicarlo. Piango! Troppo uno schifo. E quindi questo è il look finito, direi. Ciglia così, bocca così. E vai! No, davvero, io non si credo che ho uccisa questa sfiga. Vado a metterci l'instigator di MAC sopra, perché così è inguardabile. Guardate che differenza. Ma Kiko, ma... Cosa ti è saltato in mente di fare quelle schifezze là? Poi costano anche di più di quelle della NYX, che sono mille volte meglio. Proprio... no. Ha proprio fatto schifo, cioè tra le ciglia, tra il rossetto, qualcos'altro, no? Meglio se smetto di fare sto video, perché sennò chissà cosa potrebbe succedere. Quindi io vi saluto, spero vi abbia tenuto compagnia, perché è piaciuto proprio, direi di no. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.